Per immatricolarti ad un corso di laurea non ad accesso programmato, dovrai accedere alla tua area personale cliccando sul login. Potrai inserire le tue credenziali un EasyPass o, se sei in possesso di un'identità digitale, potrai accedere con lo SPID. Dopo aver fatto l'accesso, clicca in alto a destra sul menu e sotto la voce Segreteria clicca su Immatricolazione. Segui quindi la procedura guidata. Dopo aver scelto la tipologia del corso, seleziona il corso di laurea al quale ti vuoi iscrivere e clicca su Avanti. Dovrai confermare di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e autorizzare l'Ateneo al trattamento dei dati. Nella schermata successiva potrai dare conferma o modifica dei dati precedentemente inseriti. Per il corretto calcolo delle tasse potrai scegliere se dare all'Ateneo il consenso ad acquisire il valore ISEU dalla banca dati dell'INPS. Dovrai quindi dichiarare se produci reddito in Italia o all'estero. Per rendere valida l'autocertificazione clicca su Conferma e prosegui con la procedura di immatricolazione. È necessario allegare copia digitale fronte-retro di un documento di identità. Se il documento inserito è la carta d'identità elettronica, non occorre allegare il codice fiscale. Potrai dichiarare eventuali disabilità e in questo caso dovrai allegare il certificato. Occorre inserire una fotografia a formato digitale. La foto deve mostrare in primo piano il volto. Nell'ultima sezione dovrai dichiarare i titoli di studio obbligatori necessari per l'immatricolazione al corso di laurea scelto. Dovrai quindi inserire tutti i dati del diploma di istruzione superiore, il tipo di maturità, l'anno di conseguimento e il voto. È necessario scegliere lo stato occupazionale tra quelli che trovi in elenco, ciò è importante per scegliere il proprio status studente. In questa sezione potrai inserire eventuale domanda di esonero, quindi conferma e prosegui. Ti verrà chiesto di indicare il livello di soddisfazione del processo. Al termine della procedura di immatricolazione dovrai controllare i dati inseriti e completare la procedura con il pagamento. Da questo momento la tua iscrizione è completata.